The Show. Mi è salito il panico perché mi sono trovata proprio da sola. Avevo sempre l'ansia di essere detestata da tutti. Anche magari dei miei genitori, perché ovviamente loro si preoccupano. Saltati su dall'auto, scappati dalla casa, lasciato tutto aperto. Mi vengono proprio dei attacchi che non posso controllare. Fai un bel respiro, pensa alle cose belle e un giorno finirà. Qualche volta è facile, a volte però sembra impossibile. Non sempre riusciamo a liberarsi di un peso. Ecco perché oggi abbiamo deciso di prendere il nostro microfono e di venire qua a Milano. Oggi chiederemo a degli sconosciuti di raccontarci un loro momento di panico. Poi decideranno loro se voltarsi e rivelarsi oppure andare via e rimanere anonimi. Noi in ogni caso saremo qui perché ogni storia ha il diritto di essere ascoltata. The Show presenta Ascoltamic. Oggi parliamo di un tema molto particolare, il panico. Raccontaci un momento in cui hai avuto paura, che ti sei sentito sopraffatto. Perché spesso il panico assume forme molto diverse. Io soffro davvero di tanti attacchi di panico. Mi vengono quando studio, quando mi annoio, magari perché sono in sessione. Provare a calmarsi in una situazione di ansia è tanto tanto complicato. I tuoi genitori ti chiedono tanto, all'università, alla scuola, il lavoro, ti chiedono sempre tanto e l'ansia alle volte ti prende ed è difficile. Però hai scelto di fare la cosa che stai facendo. Fai un bel respiro, pensa alle cose belle e un giorno finirà. Aspetta che passi, se non riesci a fermarlo. In alcune occasioni mi lascio trasportare troppo dall'ansia, per esempio in questo periodo di lockdown. Spesso non riesco a ragionare e mi vengono delle crisi di pianto, inizio a piangere, non riesco a smettere di piangere appunto perché non riesco a dare un controllo alla mia ansia. In generale conoscere nuova gente mi ha aiutato tantissimo. Mi hanno, diciamo, raccontato le loro esperienze, grazie a queste sono riuscita un po' a crescere e a non sentirmi tra virgolette diversa perché ho sempre l'ansia e sono riuscita anche a parlarne con i miei genitori finalmente. Anche il fatto di andare da uno psicologo aiuta molto secondo me, quindi bisogna avere coraggio di parlarne con i propri genitori e farsi aiutare da qualcuno. Momenti di ansia da marzo ne sono certamente capitati a tutti. Forse quello che veramente accomuna tutti è l'impossibilità di incontrare di persona amici, amiche. E quello ha creato effettivamente ansia anche a me, che per il resto devo dire l'ho sopportata bene. Chiunque attorno a noi ci sorrida un attimo sicuramente è desideroso di una chiacchiera. Forza! Circa 6 anni fa mi sono ammalata e insomma un tumoretto, ho subito una terapia, vabbè, solita chemioradio, parrucca, i capelli rasati, insomma tutte quelle cose lì, si è risolta bene. L'errore qual è stato? Quello di non rivolgermi immediatamente allo psico-oncologo, il quale avrebbe potuto aiutarmi a gestire, diciamo, la paura. Perché il cancro è una malattia solitaria, si pensa sempre che il problema sia solo fisico. Quindi questo errore l'ho pagato caro, cioè l'errore di non rivolgermi allo psico-oncologo. Perché a distanza di 2 anni, cosa è successo? Ho cominciato a non dormire. Allora mi sono rivolta ad uno specialista, il quale mi ha veramente risollevata emotivamente, prescrivendomi una cura adeguata, sia per dormire sia per appunto, diciamo, placare quest'ansia che mi aveva colpita ormai. Ormai sono passati 6 anni, quindi è tutto risolto. Volevo solo dire a tutte le persone che soffrono di ansia e di attacchi di panico che non siete voi le persone sbagliate. Come ogni persona, ognuno ha le proprie debolezze, le proprie sofferenze e non sentitevi mai sbagliati, anzi è completamente umano e tutto si può risolvere nella vita, basta farsi aiutare. Durante il mio periodo di adolescenza ho avuto sempre problemi, quasi sempre problemi in famiglia e anche a scuola. Sono stata tante volte presa in giro dalle mie compagne e dai miei compagni e avevo sempre l'ansia di essere detestata da tutti.
Infatti continuavo a stare male, andavo sempre a letto piangendo, stavo davvero male, quindi ho deciso dopo di andare dalla psicologa e grazie a lei ho imparato a guardare avanti nella vita e a non ascoltare più nessuno. Infatti ora sto molto meglio e sto andando bene a scuola e sto bene anche in famiglia e anche col mio ragazzo. Il mio momento di ansia maggiore è stato proprio in questo luogo, perché con la mia attuale ragazza, quando mi sono dichiarato, ero colto proprio da un grande stato di ansia, di panico, e non riuscivo proprio a trovare le parole, non riuscivo a parlare, a dire neanche la minima cosa, anche la più banale. Alla fine sono riuscito a prendere coraggio, ho detto vabbè, si vive una volta sola e niente, è finita lì. Una cosa che mi fa molto ansia è il fatto che siano presenti persone armate all'interno delle piazze che dovrebbero proteggerci. Non dico che siano inutili, ma mi fa ansia il fatto di pensare che in una società ci siano persone con in mano degli strumenti che possano fare davvero del male per aiutare tutti. Dovremmo sentirci liberi e non aver bisogno di qualcuno che ci protegga. L'été dernier, à cause du Covid, j'étais extrêmement angoissée, le fait d'être enfermée chez moi et de pas pouvoir trouver un travail dû à la pandémie. Donc en regardant un film sur les vendanges, ça m'a motivée à faire cette expérience et à vraiment pouvoir me challenger, sortir de ma zone de confort. Et c'est vrai que ça a été une des meilleures expériences de ma vie et je recommande à tout le monde de faire quelque chose comme ça. Qualche settimana fa mi è venuto questo attacco di ansia, di panico, per una cosa forse un po' banale. Sono al secondo anno di università e dovevo sostenere degli esami e purtroppo un esame non l'ho passato e dovevo risostenerlo, ma il prof non voleva farmelo risostenere e quindi lì è iniziato proprio l'ansia, l'attacco di panico. Non riuscivo proprio a pensare ad altro, non riuscivo a mangiare, a dormire, avevo questo proprio senso di angoscia. In un momento come questo, in cui non posso fare nient'altro che pensare all'università, sono scoppiata a piangere tutti i giorni, non riuscivo veramente a mangiare, né a fare nient'altro e niente. Poi alla fine si è risolta la situazione, grazie a Dio, e però queste due settimane qua sono state molto molto traumatiche per me. Un momento di panico vissuto assieme. Panico, eravamo in vacanza in Francia, avevamo prenotato un bed and breakfast Airbnb. Hai prenotato un bed and breakfast tu? Sì. Arriviamo, entriamo e già la situazione è un po' strana. Sì, cioè decisamente. C'erano tipo degli scarponi lì buttati lì, un po' di immondizia in giro, bagno Doccia. Stranissimo, pieno di specchi. Mm-hmm. Sembrava un po' tipo la casa del Grande Fratello. E una nostra amica che era in vacanza con noi, insieme a noi lì, ha detto: ma no ragazzi, ma questo qua è in casa che qua ci spia. Io perlustro un po' una casa e in salotto avevo visto tutta una collezione di coltelli e pugnali. Rientriamo di notte e i miei due amici dicono: no vabbè, ma lui è qua. Ci affacciamo in salotto e c'è una persona. Noi, presi dal panico totale, abbiamo deciso di scappare. Saltati su dall'auto, scappati dalla casa, lasciato tutto aperto, con io mal di testa, paura, attacchi di panico, robe così. Boh, sarà stato veramente un mostro? Bah, lasciamo il dubbio. Mi sto rendendo conto che la moda è un po' un sogno che ho nel cassetto e ho paura di dirlo alle persone perché spesso non viene preso sul serio. Ho paura anche magari dei miei genitori, perché ovviamente loro si preoccupano, quindi adesso sono ancora indecisa se intraprendere questo percorso o no, però sono un po' dell'idea che bisogna fare quello che piace, perché sennò poi ci si pente, ma soprattutto non si fanno bene le cose.
prima nella mia vita non ho mai avuto attacchi di panico, ansia, angoscia, anzi ero super scialla, sempre molto chill come ragazza. Adesso mi vengono proprio dei attacchi che non posso controllare, perché sto realizzando che vivo proprio lontana dalla mia famiglia, dai miei amici. L'unica cosa che mi fa stare meglio, diciamo, che è la positività. Penso positivo e così già svanisce. Pensate positivo, ragazzi, è la cosa che vi salverà. Credo che il panico e l'ansia sia qualcosa che arriva dentro di te quando succede qualcosa che non era previsto, non era e non va secondo i piani. E io ho sofferto tanto di ansia, di attacchi di panico. Ne soffro tuttora, e da quando mia mamma non c'è più, e anche durante tutta la sua malattia. Ogni volta che ho questi momenti cerco di chiudere gli occhi e respirare, e mi continuo a dire: va tutto bene, sei forte, puoi farcela. Quindi consiglio a tutte le persone che si sentono impotenti di trovare qualcosa che gli faccia ancora apprezzare la vita e il bello della vita. Secondo le statistiche, il 30% delle persone sperimenta nel corso della vita un disturbo d'ansia. Significa che tra tutte le persone che incontrate, una su tre ha vissuto o vivrà questa esperienza. È il momento di smettere di far finta che sia un problema di pochi. È il momento di smettere di vergognarsene. È un problema per tanti, ma fortunatamente esistono soluzioni efficaci per risolverlo, per superarlo. Non vergognarsi, di cosa poi vi vergognate quando avete il raffreddore, e iniziare a parlarne sono solo l'inizio della soluzione. Grazie alle Actiz per averci permesso di ascoltare queste storie, e grazie anche di cuore alle persone che hanno voluto raccontarcele. Se volete un nuovo episodio di Ascoltami, lasciate un like, arriva a 100.000 mi piace. Scriveteci nei commenti in che città vi piacerebbe vedere il nostro microfono, così insomma vi avvisiamo anche su Instagram, così ve lo sapete, magari venite anche voi a raccontarci le vostre incredibili esperienze. Seguite le Attrix su Instagram, ecco i loro profili, e poi iscrivetevi al nostro canale di YouTube cliccando qui per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Ciao raga.